Bene, cari studenti e studentesse di quinta, ho pensato di fare qualcosa di utile in queste sere di giugno in attesa dell'esame, registrando alcuni video, non so bene quanti riuscirò a farne, se riuscirò a farne con costanza, anche se in questo momento in realtà sono da solo. E dicevo, alcuni video in cui magari discutere alcune questioni essenzialmente di matematica, magari viste durante gli sportelli help, per esempio la mattina, oppure in classe durante l'anno, e che possono essere di aiuto per la preparazione e lo svolgimento della seconda prova scritta di maturità. E faccio dei video in questo modo, per voi è più facile eventualmente fermarvi, tornare indietro, riavvolgere, insomma, il discorso, cosa che in classe non sempre è possibile fare. Parlo a voce bassa per non svegliare tutti quanti e in sottofondo abbiamo Dylan. Vorrei partire con questo video nel discutere un esercizio che abbiamo visto stamattina in classe, che rientra in una categoria generale di esercizi e che riguarda il teorema fondamentale del calcolo integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale, detto anche teorema di Torricelli Barro. Cosa dice il teorema di Torricelli Barro? L'avete visto sicuramente nelle vostre lezioni. In ogni caso, lo ricordiamo qua, dice che se abbiamo una funzione, chiamiamola f grande di x, definita in questo modo, quindi con un integrale da un certo valore a x di una certa funzione f piccola di t in dt, aspettate che abbasso la musica, ecco, allora se abbiamo una funzione f di x definita in questo modo, allora questa funzione gode di due proprietà. Prima proprietà, che è abbastanza immediata, la funzione calcolata in a vale 0. Effettivamente qui, se metto x uguale a 0, vediamo che l'integrale da, scusate, se metto x uguale ad a, abbiamo l'integrale da a ad a, e chiaramente questo è 0. E la seconda proprietà importante, che si dimostra tramite, tra le altre cose, il teorema della media integrale, che avete anche studiato, è che se vado a fare la derivata prima della funzione f di x, ottengo la funzione f piccola di x. Cioè f grande è una primitiva della f piccola. E questo mostra essenzialmente il teorema di Torricelli-Barro, il profondo legame che c'è fra l'integrale definito e l'integrale indefinito. Ma al di là di questo, questo teorema teorico può essere utilizzato per alcuni esercizi. In particolare, io vedo già dalla formulazione del teorema che è possibile, data una funzione in forma integrale, in cui magari l'integrale è complicato da fare o addirittura non è facilmente risolvibile per via analitica, ebbene, senza conoscere la funzione f grande nella sua forma esplicita analitica, posso comunque trovare la sua derivata. Faccio subito un esempio per intenderci. Se io ho una funzione f grande di x, definita per esempio in questo modo, l'integrale tra 0 e x di, per esempio, logaritmo di x fratto x al cubo in dx. Può benissimo essere che questo integrale sia fattibile, no? Può venire in mente per esempio di operare un'integrazione per parti, però è chiaro che potrebbe essere, magari non in questo caso, ma in casi più complicati, un integrale abbastanza difficile. Se l'esercizio non mi richiede però di svolgere l'integrale, ma per esempio l'esercizio mi chiede di trovare soltanto la derivata prima della funzione, allora il teorema di Torricelli-Barro garantisce che questa derivata prima. Ops, qui ho fatto un errore, scusatemi, qui devo mettere chiaramente una variabile di integrazione diversa. Vi chiedo scusa, facciamo così, visto che abbiamo un mezzo informatico, sfruttiamolo. E questo è una fonte di confusione spesso nel lavorare con queste funzioni. Chiaramente la variabile che uso all'interno dell'integrale non la posso chiamare nello stesso modo la variabile che ho posto qua, no? Nell'estremo superiore, in quanto poi si crea confusione. Quindi si chiama t la variabile, tanto la variabile di integrazione è muta, potete mettere la lettera che volete, basta non usare la stessa che usiamo nell'estremo di integrazione. Allora dicevamo che il teorema di Torricelli-Barro mi garantisce, senza bisogno di fare l'integrale, che la derivata della funzione f grande è proprio logaritmo di x fratto x al cubo.
Notate che qui ho rintrodotto la variabile x anche nella funzione f piccolo, perché l'integrale è andato via e quindi uso la stessa variabile a sinistra e a destra del segno di uguale. Quindi il teorema è molto potente perché senza saper fare l'integrale che qui è stato dato, ho comunque la derivata della funzione. La derivata di una funzione può essere molto utile, per esempio, per trovare il coefficiente angolare della retta tangente al grafico della funzione. Quindi un classico tipo di esercizio che può capitare all'esame di maturità è, data una funzione integrale, trovare la retta tangente in un punto. Ora uno magari si danna l'anima per trovare l'integrale, svolgerlo e poi a quel punto trovare il coefficiente angolare tramite la derivata, quando in realtà la derivata è già a disposizione per il teorema. Stamattina in classe abbiamo visto che c'è una piccola complicazione. Cosa succede se la nostra funzione f di x non è l'integrale da x, ma è l'integrale da a una certa g di x? E qui mettiamo ft in dt. Allora, in questo caso possiamo vedere questa funzione come una funzione composta. È la funzione che ho visto prima, f grande, composta con la funzione g. Allora, un'estensione del teorema di Torricelli-Barro dice semplicemente che la derivata prima, in questo caso della funzione f' di x, sarà uguale alla funzione integranda calcolata in g di x per la derivata della funzione interna. Quindi si usa la classica regola di derivazione di funzione composta. Faccio un esempio che vale sicuramente molto più di tante parole. E per esempio mi invento una funzione, immaginiamo di avere una funzione f di x, per esempio l'integrale da 1 a x al quadrato di e alla seno di x in dx. Ma ho fatto lo stesso errore di prima, scusate, seno di t in dt. Quindi usiamo una variabile di integrazione diversa. Allora, anche in questo caso, il teorema di Torricelli-Barro mi dice che posso trovare la derivata prima della funzione f grande senza fare l'integrale, che in questo caso è sicuramente complicato. La derivata sarà uguale alla funzione integranda calcolata in x quadro, quindi sarà e alla seno di x quadro, per la derivata di x quadro, cioè la derivata della funzione che sta qui nell'estremo di integrazione. E la derivata di x quadro noi sappiamo che è 2x. Quindi questa è la derivata di questa funzione che è possibile ottenere senza effettuare effettivamente l'integrale. Quindi un teorema molto importante da un punto di vista teorico e, come si vede, anche da un punto di vista pratico, permette di ottenere risultati interessanti. Va bene, direi che come primo video probabilmente è abbastanza confuso e quindi posso finirlo. E esercizi di questo tipo sono stati abbastanza comuni in passato, nelle passate edizioni dell'esame di maturità, e quindi potrebbe anche capitare quest'anno. Un suggerimento è di ristudiare la parte teorica del teorema fondamentale del calcolo integrale o teorema di Torricelli-Barro. Per chi di voi ha visto la dimostrazione, anche magari ricordarsi la dimostrazione male non fa, ma soprattutto averne capito l'applicazione pratica in esercizi di questo tipo. Per ora è tutto, a presto.